Torniamo a occuparci di vaccini, la lotta al virus, oggi a Bruxelles il vertice con AstraZeneca, l'Unione Europea chiederà conto del taglio delle forniture, si pensate di coinvolgere ovviamente le nostre aziende per realizzare il farmaco, ma i tempi sembrano essere veramente molto lunghi. Vogliamo parlarne con Stefano Mentana, vice direttore del The Post Internazionale. Mentana, buona giornata, benvenuto. Buongiorno, grazie, buongiorno. Buongiorno, grazie per essere con noi. Allora, dopo il taglio delle dosi e i ritardi nelle consegne da parte di Pfizer, il governo italiano, lo abbiamo capito nei giorni scorsi, ha annunciato che presenterà una diffida. Questo è il primo atto per tentare di cambiare la situazione. Che cosa comporta? Cosa potrebbe comportare questa diffida? Che stiamo parlando comunque di un rapporto con un'azienda privata alla quale l'Italia aveva preordinato un numero molto, molto importante di dosi, che insomma quindi era stato già pagato. Quindi chiaramente può essere anche un segnale molto, molto negativo per lo sviluppo in futuro e la distribuzione in futuro di questo vaccino, non solo in Italia ma anche negli altri paesi. Chiaramente stiamo parlando di aziende farmaceutiche che hanno intanto un'importanza notevole, ecco, cioè la Pfizer non ha bisogno di presentazioni, così come l'AstraZeneca, che sono aziende insomma che lavorano su scala globale con farmaci diffusi in tutto il mondo. Certo, ecco, si era riposta moltissima fiducia, soprattutto insomma, nella Pfizer, che è stato il primo vaccino a essere sviluppato. Chiaramente ci si aspettava e si sperava soprattutto di poter in tempi più brevi possibili avere una risposta a questo virus con cui insomma ormai da un anno abbiamo a che fare. L'esistenza di un vaccino ci aveva dato la prospettiva di una fine di questa situazione, ma questa vicenda ci dimostra che al di là della prospettiva comunque il lavoro da fare è ancora molto da parte di tutti. Qua stiamo parlando di una distribuzione di 1 miliardo di vaccini praticamente su scala europea nel corso del prossimo anno. Quindi stiamo parlando di numeri molto importanti. Ecco, se pensiamo che solo il nostro paese è fatto di 60 milioni di abitanti e i quali dovrebbero con un vaccino di questo tipo ricevere 2 dosi, poi vabbè, insomma ci sono anche sono allo studio anche altri vaccini che potranno essere efficaci con una dose unica, però stiamo parlando di numeri veramente importanti e chiaramente si sta chiedendo anche a queste aziende farmaceutiche uno sforzo produttivo di livello altissimo, cioè stiamo parlando comunque di una produzione fuori dal comune. Certo è che dopo un anno di sforzi da parte di tutti i cittadini per riuscire a limitare il virus, ci si aspettava che questo sforzo da parte di tutti gli organi decisionali, sia del settore farmaceutico che anche del governo, ci fosse. Ecco, questo ci si aspettava da parte di tutti. Poi ecco, cercando di essere anche un po' più laici nell'interpretazione, è vero che si sta chiedendo a tutti quanti uno sforzo produttivo talmente alto in cui anche un piccolo disguido può causare una situazione del genere. Assolutamente, Stefano, vero è che sono stati firmati dei contratti, stamattina sul Corriere la Sarzanini insomma ci ha fatto un'indagine approfondita, è riuscito ad avere tra le mani i contratti in buona parte secretati tra l'Unione Europea e queste aziende farmaceutiche. Diciamo che le clausole e le penali sono molto molto morbide, ma perché? Perché Pfizer per esempio risponde, ne parliamo tra 2 o 3 mesi, nel senso che probabilmente in questo tempo riusciranno a rimettersi carreggiata, ecco, diciamo questo. Assolutamente, ma da parte di Pfizer c'è stato un ridimensionamento del problema abbastanza, esatto, da questo punto di vista, anche perché Pfizer ha parlato intanto di un fraintendimento sul fatto che le dosi non sono diminuite, c'è stata una diminuzione nel corso degli ultimi giorni dovuta alla riorganizzazione di un loro stabilimento produttivo, ma dice che riprenderanno insomma in tempi brevi a pieno regime e che il fraintendimento è dovuto al fatto che ci saranno meno fiale ma il numero di dosi sarà assolutamente lo stesso, quindi è una questione organizzativa. Certo è che quello che personalmente ripeto all'inizio della pandemia è che in generale i conti si faranno alla fine quando tutto sarà finito. Chiaramente
Ecco, siamo di fronte a una situazione nuova in cui su tanti argomenti ci viene insomma da tirare le somme presto. Tuttavia l'approccio emotivo alla gestione della crisi rischia di essere dannoso per tutti. Quindi insomma su chi ha commesso degli errori nella gestione della pandemia e quali siano stati gli errori, quali siano stati in buona fede, perché chiaramente di fronte a una situazione del genere vanno messi in conto, seppure a un costo magari altissimo, ma gli errori che verranno in buona fede, ma ciò lo capiremo solo alla fine. Ma secondo te, ti faccio una domanda che molti ascoltatori stamattina hanno fatto in linea diretta, ma secondo te il fatto di aver ceduto quote di sovranità all'Europa su, diciamo così, la trattativa con le aziende farmaceutiche è stata una scelta giusta o sbagliata del nostro governo? O indispensabile, voglio dire, non c'era altra strada? Beh, anche questo lo capiremo alla fine, però probabilmente è stata almeno in parte indispensabile, perché comunque stiamo parlando di numeri talmente ampi di vaccini e di un'operazione in larga scala talmente ampia che l'Italia forse da sola non è in grado di compiere in questa fase, ma l'Italia non in quanto Italia, l'Italia è inteso come qualsiasi paese. L'unico paese che per il momento sta avendo una campagna di vaccinazione molto importante è Israele, che comunque è un paese che ha una popolazione di poco superiore a quella della Lombardia e che ha un'organizzazione, è di fatto in uno stato di guerra continua per la sua situazione, certo, in Medio Oriente, quindi ha un'organizzazione militare anche nella gestione della campagna vaccinale. Certo, intanto l'agenzia... Non è il caso di nessun paese europeo. Esatto, l'Agenzia Europea dei Medicinali, l'EMA, sta così accelerando, questa dovrebbe essere la settimana in cui, appunto, stando alle previsioni, dovremo assistere all'approvazione dell'AstraZeneca, anche quello speriamo che dia il suo contributo nella campagna vaccinale in Italia. Grazie a Stefano Mentana, vice direttore del Post Internazionale, per essere stato con noi. A presto e buon lavoro. Grazie a voi, buongiorno.